Sergio Di Stasio, centrocampista del Vasto Girardi, sei al tuo primo anno in Serie D dopo l'esperienza tra le fila del Foggia, uno stop forzato che vi tiene lontano dai campi da calcio. Sì, questa è la mia prima stagione in Serie D. È un vero peccato che si sia stoppata sul momento più bello del campionato. Da calciatore, quanto manca scendere in campo la domenica? Allora, penso che per chi gioca a calcio, per chi vive di calcio e per chi vorrebbe vivere di calcio in futuro, scendere in campo la domenica significhi dare un senso alla settimana svolta. Quindi per me e per chi come me penso sia molto difficile stare lontano dai campi in questo periodo. Per quel che riguarda il campionato, quasi sicuramente si va verso una chiusura dei giochi anticipata. Qual è il tuo parere anche rispetto a come procedere con le classifiche? Allora, io penso che per la nostra categoria sia una follia pensare di poter riprendere a giocare, perché non tutte le società dispongono dell'attrezzatura adeguata per poter rispettare le leggi imposte dallo Stato, le norme imposte dallo Stato. E poi penso che qualsiasi scelta venga fatta dalla Lega renderà qualche società scontenta, quindi per me mi appare molto difficile adesso esprimere un parere su come, su chi dovrebbe e chi non dovrebbe scendere, su chi dovrebbe salvarsi, perché i giochi erano tutti aperti, quindi la vedo abbastanza difficile. Un bilancio sulla tua esperienza a Vasto Girardi, una piccola realtà al suo primo anno in Serie D che ha dimostrato di essere all'altezza di un campionato tutto sommato equilibrato. Allora, come primo anno a livello personale è stato un anno difficile perché per i diversi infortuni che mi hanno tenuto lontano dal campo. Ho totalizzato finora 8 presenze e un gol e pensavo che stesse arrivando il mio momento prima dello stop. A livello collettivo io penso che i numeri parlino da soli. I punti in classifica erano quelli, ce la stavamo giocando tutti, eravamo a un passo dalla salvezza. È un vero peccato che non abbiamo potuto festeggiarla tutti insieme. Riguardo al futuro, ti chiedo se già hai qualche obiettivo e se ti piacerebbe rientrare nel progetto Vasto Girardi per il secondo anno consecutivo. Allora, in questo momento di fermo è inevitabile adesso pensare al futuro, però penso sia molto prematuro adesso fare programmi, perché nel mondo del calcio, ora come ora, il mercato è l'ultimo dei problemi. Io dico mai dire mai, perché nel calcio non si sa mai quello che può succedere.